Ragazzi, state per vedere la seconda puntata estratta dall'intervista a Marco Lo Conte. Lo Conte è un giornalista del Sole 24 Ore che da più di 20 anni si occupa di temi quali la finanza, i risparmi, l'educazione finanziaria e le pensioni. E proprio in questo senso, ultimamente ha scritto un libro che si chiama La pensione su misura, che vi consiglio di acquistare, in quanto si occupa di aiutare il lettore in questo compito, accompagnandolo nel suo percorso di scelta, ma anche di capire qual è l'evoluzione delle pensioni dal punto di vista delle norme e degli scenari demografici, sociali e finanziari. Quindi, se alla fine di questo video vi interesserà quello di cui abbiamo discusso e volete approfondire, vi consiglio di acquistare il libro. Inoltre ringrazio gli abbonati che mi hanno aiutato a costruire l'intervista e hanno proposto loro stessi delle domande da fare a Marco Lo Conte. Se volete fare anche voi lo stesso al prossimo ospite di WhatsApp Economy, beh, basta unirsi al programma abbonamenti digitando il pulsante abbonati o seguendo le istruzioni nei link in descrizione. Lo Conte ci svela un segreto riguardo un buon piano di risparmio per la nostra pensione, e cioè il fattore tempo. Infatti, con un buon esempio, ci spiega quanto il tempo influisce sui nostri risparmi e sulla nostra futura pensione. Buona visione! È opportuno partire subito con un risparmio previdenziale, perché dicevo, il tempo ci viene d'aiuto, è pieno di statistiche, di studi che dimostrano questa cosa. Io ne avevo trovato uno e devo dire poi è stato confermato dalla COVIP, dalla Commissione di Vigilanza del Fondo Pensione, che ne ha fatto l'analogo. Ma il calcolo che avevo fatto ci dice che per avere 100 euro di pensione, quando smetteremo di lavorare a 67-70 anni, per avere quel denaro lì è bene risparmiare per tempo. Ma quando? Se io mi sveglio a 53 anni, per esempio, chiaramente per avere 100 euro di pensione, calcoli alla mano, vista la durata ridotta di anni alla pensione, dovrò risparmiarne per avere 100 euro al mese 130 euro. No, che è paradossale, se vuoi. Però, diciamo, può essere una scelta poi deducibile, fiscalmente incentivato, quindi comunque può sembrare paradossale, ma comunque per avere 100 euro, se ci penso a 48 anni, devo mettere da parte altri 100. Anche qui può sembrare paradossale, però comunque è una scelta da fare. Il punto è che se riesco a pensarci prima, beh, è meglio. A 40 anni, metto da parte 55 euro per averne 100, che è quasi il doppio, non è male come Certo. prospettiva. Se ci penso a 25 anni, per avere 100 euro di pensione dovrò risparmiare per tutta la mia carriera lavorativa 22, che è straordinariamente meno rispetto. Quindi prima inizi e meglio è. 22 vuol dire quasi un quinto dei 100 euro. Vuol dire che, questo perché, queste sono simulazioni fatte tenendo conto della stima di come sono andati i mercati negli ultimi 20 anni e come potranno andare nei prossimi decenni. È una stima, è un'elaborazione, nessuno ti garantisce che sia esattamente così. Ma Certo. intanto un'idea, ti fai un quadro generale e hai palpabile un'indicazione quantitativa di quello che devi fare. Poi nel corso del tempo puoi correggere, no? Un po' di più, un po' di meno, ti serve una cosa, poi puoi chiedere anticipazioni, insomma i fondi pensione sono molto flessibili. Quindi è molto utile partire presto, perché soprattutto aderendo a strumenti a maggior componente azionaria, i giovani possono massimizzare i propri risparmi contributivi, risparmi previdenziali e farli crescere adeguatamente, quindi abbassare, come è naturale per chi inizia a lavorare, anche l'esborso contributivo. È di tutta evidenza che Anche perché. questo è l'orizzonte di scelte in cui ci si trova. Prima siamo partiti parlando, no, della politica, dei sistemi, eccetera, del diritto acquisito. Ecco, questo è un modo per fare previdenza un po', come dico sempre, un po' bricolare. Cioè, dobbiamo abituarci a fare un po' di bricolage rispetto ai nostro denaro. Perché nostro? Perché dobbiamo, per quanto sia poco o tanto, ciascuno di noi ne deve aver cura e buttarlo via, neanche quelli che ne hanno tanto ne vogliono buttare via, giustamente. Quindi dobbiamo imparare a capire. Oggi, tra l'altro, con per esempio i simulatori, come quello che ci ha proposto quel calcolo che facevo riferimento prima, o i comparatori, no, dei mutui, delle polizze, abbiamo strumenti molto efficaci. Quindi
per avere un quadro generale, e quindi è il caso di usarli questi strumenti. Quindi è fondamentale iniziare fin da subito a risparmiare per la nostra pensione, anche piccole cifre. Tanto poi sarà il fattore tempo a trasformare queste piccole cifre in un capitale futuro consistente. Se non facciamo ciò, saremo costretti a 40-50 anni a risparmiare più del dovuto per assicurarci in pensione una vita soddisfacente. Se vi è piaciuto questo contenuto, vi invito ad abbonarvi a questo canale in modo da recuperare l'intera live, che è un'esclusiva solo per gli abbonati, oppure ad acquistare il libro di Marco Loconte.